come avete notato, in tutte le parrocchie risulta una valutazione comunque più che sufficiente. Qualche volta si valuta anche semplicemente la buona volontà di andare. Di per sé la domanda riguardava non solo l'andare, ma proprio anche il tipo di partecipazione. Però certamente il fatto di andare oggi, quando l'85%, forse il 90% non partecipa, 85-90% dei battezzati non partecipa, ovviamente è già un bel segno. Il testo della Sacrosantum Concilium al numero 48 ci dice qual è l'auspicio del concilio e ci dice anche per certi versi quale potrebbe essere uno dei mezzi per rendere la partecipazione ancora migliore rispetto a quella partecipazione che voi avete già valutato comunque, diciamo così, abbastanza positiva. Numero 48, la Sacrosanto Concilium dice: perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma che, comprendendolo bene nei suoi riti e nelle sue preghiere, partecipino all'azione sacra, attenti bene a questi avverbi, consapevolmente, piamente e attivamente. Ripeto, consapevolmente, piamente e attivamente. Attenti bene che qui dice, per questa partecipazione consapevole, pia e attiva, secondo il testo, può essere collegato effettivamente al fatto del comprendere bene il mistero eucaristico nei suoi riti e nelle sue preghiere. Quindi, di per sé, stando a questo testo, il corso che stiamo facendo dovrebbe aiutarci a partecipare un po' più consapevolmente, piamente e attivamente. E poi dice: siano formati dalla parola di Dio, si nutrono alla mensa del corpo del Signore, rendono grazie a Dio, offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutto. E questo numero 48 non soltanto auspica una qualità significativa di partecipazione, ma ci dice anche quali potrebbero essere i frutti di questa partecipazione, e cioè siano di giorno in giorno perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti. Ecco, mi pare effettivamente un bel numero che dice delle cose molto importanti. L'incontro di questa sera affronta quindi l'ultimo aspetto. La volta scorsa, che è stato il 25 di ottobre, abbiamo preso in considerazione, potremmo dire, la prima parte della celebrazione eucaristica, la mensa della parola, è esattamente quella che viene chiamata abitualmente la liturgia della parola. Come potete notare nel foglio che vi ho distribuito, la liturgia della parola, che come abbiamo visto consta dei riti di introduzione e poi della liturgia della parola propriamente detta, e c'è in questo dialogo tra la parola di Dio e la risposta da parte della comunità. Questa sera invece prendiamo in considerazione la seconda parte della celebrazione, che va sotto il nome di liturgia eucaristica o anche la mensa del pane, mensa della parola, mensa del pane.
anche se abbiamo ribadito la volta scorsa che l'Eucaristia è unica, non è che tu lo puoi dividere in due parti o momenti separati, è un'unica celebrazione, e anche se nella prima parte la concentrazione è più sulla parola di Dio e nella seconda parte invece è più appunto il pane che diventa il corpo di Cristo attraverso il quale che noi offriamo noi stessi e poi del quale ci cibiamo per diventare anche noi pane spezzato per gli altri, eccetera. La liturgia eucaristica, come potete notare nel foglio che vi ho distribuito, consta di questi quattro momenti: la preparazione dei doni, la preghiera eucaristica propriamente detta, i riti di comunione e i riti di conclusione. Ecco, vi faccio notare innanzitutto che il termine più adeguato per dire quello che noi chiamiamo abitualmente offertorio è preparazione dei doni. E questa è già una precisazione, secondo me, molto importante, per il fatto che, come vi farò notare, di per sé l'offertorio, il momento dell'offerta, non è quella lì. Il momento dell'offerta è dopo. Quindi, anzi, nei tempi antichi praticamente si preparavano i doni senza dire niente, senza fare quelle preghiere che appunto noi adesso facciamo: benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, eccetera. Semplicemente si preparavano i doni perché venissero poi trasformati nel corpo e sangue di Gesù Cristo. Quindi riprendiamo più avanti questo momento, diciamo così, che noi abitualmente identifichiamo con l'offertorio. Il secondo momento è invece la preghiera eucaristica. E dobbiamo riconoscere che è soprattutto in questa parte della celebrazione eucaristica è che noi possiamo percepire più profondamente è quello che è l'essenza della celebrazione stessa. Voi sapete che eucaristia dal greco significa ringraziamento, rendimento di grazia. Allora, il nocciolo essenziale della celebrazione eucaristica è rendimento di grazia, rendere grazia. E questo lo si capisce proprio bene proprio nella parte cosiddetta preghiera eucaristica. E per non parlare teoricamente, vi ho fatto la fotocopia di una delle diverse preghiere eucaristiche, per il fatto che c'è la prima preghiera eucaristica che è quella del canone romano, che riprende il canone romano secondo il vecchio rito, anche se è stata adattata appunto alla riforma liturgica. Poi c'è la seconda, c'è la terza, c'è la quarta preghiera eucaristica. E poi ci sono le preghiere per la riconciliazione. E poi ci sono altri tipi di preghiere che sono un po' più specifiche, non so, per l'unità della Chiesa, che si concentra sul Signore che ha fatto del bene, passò facendo del bene. E poi ci sono le preghiere eucaristiche che riguardano ad esempio i bambini, cioè le preghiere eucaristiche sono effettivamente tante dopo la riforma del Concilio Ecumenico Vaticano. Ovviamente l'essenza è uguale, però c'è qualche variazione. Ecco, sappiate che l'unica cosa è che non cambia nessuna preghiera eucaristica, tanto per capirci, quella che parte dal prefazio: il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie a Dio. Ecco, qui comincia la preghiera eucaristica. E fino al per Cristo, con Cristo, in Cristo. Ecco, questa è la preghiera eucaristica. L'unica cosa che è uguale in tutte le preghiere eucaristiche è esattamente il formulario che ricorda l'istituzione dell'Eucaristia.
Non si dice che Gesù prese il pane, lo spezzò, disse, ecco su quel disse, le parole sono uguali dappertutto, va bene? Quindi le parole cosiddette consacratorie sono uguali in tutte le preghiere eucaristiche, proprio per aiutare a capire che c'è una realtà essenziale che è uguale appunto per tutti. Quindi la liturgia eucaristica è soprattutto un rendere grazie al Padre per tutte le meraviglie da Lui compiute a nostro favore, a partire dalla creazione stessa. E a secondo dei prefazi, a volte si sottolinea di più un aspetto piuttosto che un altro, appunto, della storia della salvezza. Però tutti i prefazi lasciano capire che tutte le meraviglie compiute da Dio per noi nella storia della salvezza trovano il loro culmine e compimento soprattutto nel dono di Gesù, suo figlio. Nel dono del suo figlio amatissimo. Quindi potremmo dire tutto il resto che Dio ha compiuto verte verso questo punto. Questa è l'opera, potremmo dire, massima che Dio ha compiuto per l'uomo, quando ci ha dato il suo figlio e questo, in obbedienza al Padre, ha dato la vita per noi. Tutto il resto verte lì, in questo aspetto, momento culminante. E non dobbiamo dimenticare, questo va precisato subito, che appunto Gesù Cristo ha dato la vita per noi in obbedienza al Padre, il quale Padre non è che amasse vedere il suo figlio morire, ma ha chiesto al suo figlio di manifestare fino a che punto è grande l'amore di Dio per noi. E di fronte all'uomo che lo mette in croce, la grandezza dell'amore di Dio per noi attraverso Gesù Cristo si manifesta nel fatto che addirittura dà la vita anche per quelli che lo mettono in croce, col perdono, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista, ecco che per un verso il sacrificio di Cristo è sulla croce, dove sacrifica se stesso per noi, diventa anche un offrire se stesso al Padre per dire io desidero fare quello che piace a te, quindi mi offro a te per l'uomo, mi offro a te come totale disponibilità a fare quello che piace a Dio, a beneficio dell'uomo, non per Dio, perché Dio non ne ha bisogno, va bene? E proprio per questo molte volte nelle preghiere eucaristiche la concentrazione è proprio sulla morte e risurrezione di Gesù. Ma perché questo è il nocciolo, l'essenza del Vangelo, e cioè della bella notizia dell'amore di Dio per noi. Lì si concentra tutto, perché non c'è amore più grande esattamente di questo. E allora cominciamo a leggere il prefazio della seconda preghiera eucaristica. Ecco che il sacerdote comincia: il Signore sia con voi. E in alto i nostri cuori rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Ecco, vi faccio notare che abitualmente il sacerdote si rivolge al popolo dicendo: voi andate in pace, chiedete perdono. Qui invece usa il noi, cioè nel senso che il sacerdote si mette, potremmo dire, dalla parte del popolo e si rivolge a Dio. Quindi in questo caso diventa più che espressione di Dio, espressione del popolo che prega verso Dio, d'accordo? E quindi invita a rendere grazie. E il popolo dice: è cosa buona e giusta. Quindi ratifica, dice: sì, vogliamo rendere grazie a Dio. E allora il sacerdote poi continua: è veramente cosa buona e giusta. Sentite che riprende quello che ha detto esattamente il popolo: è cosa buona e giusta. Dice: ecco, è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio.
dove quel per Gesù Cristo non vuol dire attraverso Gesù Cristo, ma a motivo di Gesù Cristo. Cioè, rendiamo grazie a Dio perché ci ha dato Gesù Cristo, il suo amatissimo figlio. Per Gesù Cristo, suo amatissimo figlio. E poi dice, egli è la tua parola vivente. Per mezzo di lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà, acquistarti un popolo santo, egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Avete notato? Dice, per compiere la tua volontà, in obbedienza al Padre, si offre al Padre, e acquistarti un popolo santo, e quindi santificare, salvare l'uomo, far nascere la Chiesa dei salvati. Nell'ora della sua passione gli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte, e proclamò la risurrezione. Quindi noi rendiamo grazie a Dio per tutto quello che Dio ha fatto, tenete bene, fondamentalmente attraverso Gesù Cristo. Dalla creazione, perché dice è che per mezzo di lui tutte le cose sono state, quindi dalla creazione e fino esattamente alla Pasqua. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria. E cioè, il popolo, avendo sentito per quale motivo deve rendere grazie a Dio, si mette a lodare Dio e canta il santo. Santo, santo, è il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. E questo è rivolto al Padre. E poi dice, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E questo invece è il Signore Gesù. Osanna nell'alto dei cieli. E come avete notato, quando si dice santo, 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 e il termine santo richiama, se volete, per un verso il Dio che è degno di essere venerato, la venerazione, ma per un altro richiama la santità come sinonimo di amore pieno. Il santo è il perfetto nell'amore, questo è il modo di concepire la santità, va bene? Quindi quando diciamo così stiamo riconoscendo che Dio deve essere venerato, quindi venerato, lodato e riconosciuto come la pienezza esattamente dell'amore. A questo punto abbiamo visto quindi che la preghiera eucaristica è fondamentalmente un rendere grazie, rendimento di grazie, va bene? E per quanto riguarda il resto della preghiera eucaristica, sotto certi aspetti si risponde alla domanda, ma com'è che possiamo rendere grazie? Allora, com'è che possiamo rendere grazie? E la risposta, ecco, che prevede tre passaggi che mi paiono così abbastanza importanti. Innanzitutto possiamo rendere grazie a Dio ricordando. Ricordando quello che appunto Dio ha fatto per noi. Però non è un ricordare qualunque come opera psicologica, ma è quel memoriale che, scusate, quel ricordare che equivale al memoriale. Dopo lo spieghiamo. Una seconda, o attenti bene, che non è che ci sia un primo o un dopo, vuol dire che sono dentro tutti questi atteggiamenti nel rendimento di grazia. Una seconda modalità per rendere grazie è offrendo. Offrendo. Offrendo che cosa? Attenti bene, esattamente quello che lui ci ha dato. È una, si dice rendimento. Attenti bene, quando noi diciamo rendimento, è una specie di restituzione. Cioè hai ricevuto un dono e con gratitudine gli fai capire che glielo diamo, ma arricchito dalla nostra gratitudine. Va bene? E
Però attenti bene che offrendo il dono a lui più gradito, che è Gesù Cristo, il suo figlio, Gesù figlio, il figlio prende anche noi con sé, perché ci offriamo insieme con lui, e questo lo vediamo. E il terzo modo per rendere grazie è esattamente quello di accogliere. Accogliendo il dono dentro di noi, che sarà esattamente la comunione. Ecco, la comunione accogliamo. Ecco, tutti questi atteggiamenti, ricordo, offerta, accoglienza, rientrano esattamente nel rendere grazie. Se uno vuol rendere grazie, fa esattamente tutte queste cose. E allora vi dicevo che il primo modo di rendere grazie è quello di ricordare. Quando uno non ricorda quello che gli è stato dato, quello che qualcuno ha fatto per lui, vuol dire che non è grato, anzi è profondamente ingrato. No, tante volte qualcuno dice con tutto quel che mi ho fatto, si ricorda mai di me. Va bene, attenti bene che è significativo. Il ricordo di quello che Dio ha fatto per noi è un modo per dire grazie. Ma attenti bene che questo è un ricordo, vi dicevo, in forma di memoriale. E il memoriale non è semplicemente il ricordo di qualcosa che appartiene al passato, ma è un ricordare quell'avvenimento, in questo caso soprattutto l'avvenimento di Gesù Cristo morto e risorto per noi, che mentre lo ricordiamo lo rendiamo presente, si rende presente. Per rendersi presente vuol dire che si rende presente esattamente come colui che ci dà la possibilità di partecipare oggi al suo sacrificio di amore per noi in offerta al Padre. Questo vuol dire memoriale, un ricordo che rende presente l'avvenimento ricordato, il dono che appunto è stato che è stato ricevuto. Ora, che cosa fa sì che mentre ricordiamo quello che appunto Dio ha fatto attraverso Gesù Cristo, soprattutto con il suo sacrificio sulla croce, e si renda presente in quel momento per noi, ci dia la possibilità di partecipare adesso a quel sacrificio, quel dono totale per noi. Qual è, secondo voi, la cosa che per certi versi rende presente, quindi trasforma, potremmo dire, l'offerta del pane e del vino in presenza di Cristo? Sono due le cose. Prima la parola, va bene? Ecco perché si dice esattamente le parole che Gesù ha detto nell'ultima cena, la parola. Ma la seconda cosa è quella che viene definita epiclesi consacratoria, e cioè l'intervento dello Spirito. È interessante perché non si vuole dare alle parole un valore magico, perché tu dici quella parola basta, no, parola e Spirito. Tanto è vero che questa è la prima invocazione dello Spirito, vedete lì nel foglio che vi ho dato, veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito. Attenti bene che i doni sono pane e vino, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Avete notato che dice santifica con il dono dello Spirito? E questa è una costante. Potremmo fare diversi esempi. Allora, potremmo dire così: la parola
per certi versi ecco, rende presente la struttura di Cristo, ma è lo Spirito Santo che dà vita a quella struttura. Vi ricordate la visione di Ezechiele, che deve dire la parola di Dio a quelli, agli israeliti che si trovano in esilio a Babilonia, i quali dicono: noi non abbiamo più futuro, siamo morti, siamo come delle ossa aride. Va bene? La visione delle ossa aride. E Dio dice al profeta: allora profetizza a queste ossa. E profetizzare vuol dire di a queste ossa e di riunirsi. E si dice che queste ossa aride, perché lui ha visto un campo enorme tutto pieno di ossa, incominciano a muoversi, eccetera, eccetera, e si uniscono e saltano fuori un'infinità di un esercito di uomini. Ma dice, non avevano lo spirito, cioè erano morti, stavano in piedi, ma erano morti. E allora Dio dice al profeta: adesso dia lo spirito che intervenga a vivificare questi morti che sono rinati. E quando entra lo spirito, allora diventa un esercito vivo. Ecco, per certi versi, è quello che avviene anche nella consacrazione. Abbiamo bisogno della parola, ma tenete bene che è lo spirito che ravviva esattamente la realtà che è resa presente dalla parola. Quindi parola e spirito, guai se viene meno o l'uno o l'altro. La parola è quella che dà l'identità, perché lo spirito non ha un'identità ben precisa. La parola dà l'identità, ma lo spirito dà la vita. D'accordo? E insieme. Ecco perché si fa questa invocazione allo spirito. Interessante però è che accanto all'invocazione allo spirito si racconta poi nel memoriale, che vuol dire il ricordo della morte e risurrezione, che rende presente il Cristo che appunto muore e risorge per noi. In realtà non fa riferimento diretto al racconto della morte e risurrezione. Se leggete bene questa preghiera eucaristica seconda, ma tutte, in realtà non fa riferimento all'evento della morte e risurrezione, come ad esempio ci sono i Vangeli che dicono che lo misero in croce in mezzo a due soldati, e poi un soldato trafisse con la lancia, ma il terzo giorno è risorto. Non lo dice così. Invece, cos'è che dice? Cos'è che introduce il memoriale? Il racconto dell'istituzione. Cioè quello che Gesù ha fatto e detto nell'ultima cena. Tanto bene, potrebbe sembrare strano, perché noi siamo qui a ricordare, a fare il memoriale. Tanto è vero che subito dopo diremo: celebrando il memoriale della morte e risurrezione. Ma in realtà, esplicitamente abbiamo fatto il memoriale dell'ultima cena. Perché secondo voi? E cioè perché anziché raccontare esattamente la morte e risurrezione si racconta l'ultima cena? È lì che ha istituito l'Eucaristia. Sì, questo è vero, è la parola dell'istituzione. Però noi, attenti bene, non stiamo facendo memoria dell'istituzione, stiamo facendo memoria della morte e risurrezione. È nel momento della consacrazione che si manifesta proprio la memoria del pane, del vino, dell'ultima cena. Ho capito, però a noi non interessa tanto l'ultima cena, ma interessa la morte e risurrezione. Allora, il motivo è questo, ed è acuto secondo me. Se andate a leggere tutti i Vangeli che raccontano la passione, morte e risurrezione di Gesù, tutti i Vangeli partono dall'ultima cena. Premettono tutti, a parte Giovanni, che ce l'ha, ma non con le preghiere, scusate, non con
quella che viene chiamata l'istituzione dell'Eucaristia, lo introduce la lavanda dei piedi in quel momento. Va bene, ma adesso non stiamo lì. Perché anche gli evangelisti, per raccontare la passione e morte, partono dall'ultima cena? Per questo motivo. Perché nell'ultima cena Gesù, ovvio che dice riferimento alla morte e risurrezione, perché quando dice questo è il mio corpo dato per voi, questo è il mio sangue versato per voi, è evidente che sta facendo riferimento alla morte. Ma a differenza dei racconti, nell'ultima cena non soltanto Gesù dice quello che sta per accadere, ma dice anche il significato di quello che sta per accadere. Dice cioè che la sua morte è un dare la vita per voi, perché di per sé i racconti dicono Cristo è morto, punto. È lui che dà il significato, e cioè anticipa e dice: guardate che la mia morte è il dono supremo del mio amore e quindi dall'amore di Dio per voi. Guardate che la mia morte è esattamente il sangue che io verso perché si ricostituisca l'alleanza, quindi la comunione tra Dio e l'uomo e tra di voi. Ecco perché il ricordo, diciamo così, fa riferimento in modo particolare all'ultima cena, perché l'ultima cena dice esplicitamente riferimento alla morte e risurrezione di Gesù, ma anche esplicita il significato, e cioè il significato per noi. D'accordo? Quindi potremmo dire che differenza c'è tra l'ultima cena e la nostra celebrazione eucaristica. L'ultima cena con l'istituzione dell'Eucaristia è praticamente un anticipo di quello che avviene sulla croce. Il nostro è un memoriale, quindi lui anticipa e noi invece ricordiamo. Va bene, però sempre è lo stesso avvenimento. Oddio mio. E il popolo com'è che reagisce? Adesso non stiamo qui a leggere, lo sapete bene, le parole dell'istituzione. Il popolo reagisce con l'acclamazione: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, l'attesa della tua venuta. Per dire: abbiamo capito che effettivamente con quello che tu hai fatto nell'ultima cena volevi esattamente aiutarci a comprendere la tua morte per noi, la tua risurrezione. D'accordo? Questo è quindi il primo modo di rendere grazie, il ricordare, ma nella forma del memoriale, un memoriale che rende presente. Ecco perché allora è importante la presenza di Cristo. Ecco perché è importante quella che noi chiamiamo la presenza reale di Cristo nel pane e nel vino. Perché se non è presente, non è presente neanche il mistero pasquale. D'accordo? Però attenti bene che la sottolineatura non è tanto sulla presenza. Perché a volte c'è un po' questo equivoco, cioè si insiste sul dire che lì c'è la presenza reale di Cristo e quindi il momento dell'adorazione, e attenti bene che va benissimo, perché veramente è presente il nostro Dio, però attenti bene che di per sé la celebrazione non si sofferma tanto sulla presenza, ma sul fatto che si renda presente il Cristo che dona la vita per noi. Qui non è tanto la presenza statica, ma la presenza di colui che ci rende partecipi del dono totale di sé. Quindi l'attenzione è al Cristo presente che dona la vita, o che ha donato la vita per noi. Non so se ho capito. Quindi non è tanto in funzione dell'adorazione, ma in funzione del ricordo per dire grazie e poi ricevere il dono. Il secondo modo è per rendere grazie è l'offrire. E questo, offrire al Padre con gratitudine il dono a Lui più gradito. E qual è il dono a Lui più gradito? Ovviamente è il Figlio, è il suo Figlio, questo è il dono più gradito. E quindi per dire grazie, per restituire in forma di gratitudine il dono ricevuto, noi adesso gli offriamo quello che lui stesso ci ha dato, il Figlio
che però è colui che ha dato la vita per noi. E questo dono del Figlio è l'offerta più gradita al Padre ed è anche il sacrificio più gradito al Padre, che non è tanto gradito perché ha sofferto tanto, ma è gradito perché è nella croce è praticamente Cristo ha sacrificato la sua volontà per far valere la volontà del Padre. Quindi si è sacrificato tutto. La lettera agli Ebrei che dice soprattutto questo. Ma ecco che Cristo ci chiede e ci concede di unirci a Lui nell'offerta al Padre. E attenti bene che allora, in pratica, questo è il vero offertorio. Adesso c'è l'offertorio. Nel senso che l'offertorio è costituito dall'offerta che noi facciamo al Padre del suo Figlio, il dono che lui stesso ci ha dato. Ma il Figlio insieme con sé prende anche noi, perché anche noi insieme con lui diventiamo offerta gradita a Dio. Avete capito? Ecco perché allora, nelle preghiere già dell'offertorio, vedete che si dice: lo presentiamo a te perché divenga per noi cibo di vita eterna, bevanda di salvezza. Cibo di vita eterna e bevanda di salvezza è Gesù Cristo. Va bene? E attenti bene che già nella preparazione dei doni si diceva: l'acqua unita al vino sia il segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. Voi avete notato che al momento della preparazione dei doni il sacerdote mette delle poche gocce d'acqua nel calice del vino. Perché? Appunto, qui è spiegato. L'acqua unita al vino sia il segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana, che è Gesù Cristo. Colui che ha voluto assumere la nostra natura umana, il Dio che è Gesù Cristo. Cosa vuol dire? Vuol dire che appunto già nella preparazione dei doni l'acqua unita al vino sta dicendo che lui unisce anche noi a sé nell'offerta al Padre. Avete capito? Questo è importante. Questo è il vero offertorio, dove quindi offriamo insieme con lui tutto noi stessi, le gioie, i dolori, le speranze, le fatiche, ma anche offriamo il desiderio di voler bene al Signore, offriamo anche le nostre cadute, gli diciamo non ce l'abbiamo fatta, ecco lui ci prende e ci offre, e attenti bene che diventiamo sacrificio gradito al Padre, perché senza essere unito al sacrificio di Cristo il nostro offerto non sarebbe gradita. Ricordate quella formula che dice: pregate fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno possiamo diventare partecipi del sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente, ed è quello di Gesù Cristo. Va bene? Procediamo. Ecco, nell'offrirci però a Dio insieme con Cristo, ecco che Cristo ci chiede di farci carico di tutta la creazione, di tutta l'umanità, non quindi a livello individuale, ma mentre noi ci offriamo con Cristo ci portiamo dietro tutto quello che in qualche maniera fa parte del nostro mondo. Quindi davvero c'è tutto il mondo, c'è tutta la Chiesa, addirittura c'è tutto il creato, che attraverso di noi, insieme con Cristo, viene offerto al Padre in rendimento di grazia. E questo offrire tutto il mondo insieme con noi, mediante Cristo in Cristo, diventa ovviamente anche intercessione. Perché mentre lo offri, dice: però ti prego Padre, guarda che il Papa ha bisogno di te, guarda che questo ha bisogno di te, abbiamo bisogno tutti di te. Quindi è un offrire e nello stesso tempo è domandare aiuto. E
La terza cosa che poi riprendiamo, per la terza modalità per rendere grazie, è quello di accogliere il dono del Cristo morto e risorto. E ovviamente questo avviene soprattutto con la Santa Comunione, che vediamo immediatamente dopo. Allora, adesso mi preme leggere esattamente questa parte dall'anamnesi. Vedete dove dice, anamnesi, per sé vuol dire ricordo, va bene? Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ho tanto bene che il prete sta parlando per tutti, quindi il servizio sacerdotale lo sta facendo tutta la comunità, nel senso che tutta la comunità sta offrendo al Padre Gesù Cristo insieme con se stessa, sia pure attraverso la mediazione del sacerdote. E avete notato che dice: celebrando il memoriale ti offriamo. Cioè, quasi quasi, il memoriale è come un passaggio, diventa centrale a questo punto il ti offriamo, l'offertorio. E poi dice: ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. E avete notato che lì c'è già un anticipo di quello che è il momento della comunione. E cioè, non soltanto offriamo, ma riceviamo, accogliamo. Avete notato, dice, ti preghiamo umilmente per la comunione, quindi l'unione al corpo e al sangue di Cristo. E qui interviene di nuovo chi? Lo Spirito Santo. È lui che opera quella roba qui. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. E scusate, che cosa vuol dire? Vuol dire che lo scopo della comunione, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci faccia diventare un unico corpo. E che cos'è il corpo? Secondo San Paolo, è la Chiesa. Noi siamo il corpo di Cristo e Cristo è il capo. Allora attenti bene, lo scopo della comunione al corpo di Cristo è che diventiamo noi il suo corpo visibile, che vuol dire quella che era la funzione del suo corpo storico, per cui attraverso il suo corpo manifestava l'amore di Dio, perché accarezzava, perché dava la mano, perché faceva risorgere, perché guariva. Sempre attraverso il corpo lo faceva, la sua umanità. Ecco, adesso dice: io non ho più il corpo visibile, il corpo storico, dovete diventarlo voi. E come facciamo a diventarlo? Mangiando il suo corpo e lasciando intervenire lo Spirito. Quindi voi capite che la comunione non è qualcosa di intimistico e di individualistico, dove uno dice: ecco, a me preme fare la mia comunione con Gesù. No. Se fai la comunione con Gesù, vuol dire che tu accetti di diventare comunità fraterna con tutti quelli che sono qui innanzitutto. A tal punto che se con qualcuno non sei in pace, o dice scambiatevi il segno della pace, prima vai a fare la pace. Non puoi fare la comunione se non fai la pace, se non sei disposto a fare un corpo solo, perché un corpo solo vuol dire talmente uniti da essere una cosa sola. Avete capito? Ecco allora, per rendere grazie, ricordiamo, offriamo, accogliamo. Attenti bene che poi c'è, come vi dicevo, l'intercessione. Ti preghiamo umilmente per... scusate. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, eccetera, eccetera. Nelle altre preghiere eucaristiche si dice anche ricordati dell'umanità sparsa su tutta la terra. Quindi, e poi c'è anche il memento dei morti.
E ogni momento dei morti vi faccio notare una cosa. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Chi sono questi tutti i defunti? Cioè, perché fa questa distinzione? Perché, attenti bene, prima ricorda i fratelli e sorelle morti, e questi sono quelli battezzati, sono i cristiani, sono quelli che appartengono già alla comunità e sono morti. E tutti i defunti invece sono tutti gli uomini defunti a qualsiasi religione appartengono, a qualsiasi popolo appartengono. E quindi interessante, nella celebrazione eucaristica noi preghiamo per tutto il mondo, anche se non sa neanche che c'è Gesù Cristo, ma preghiamo per tutto il mondo, per tutto il mondo, per tutta l'umanità, viva e defunta. Ecco perché c'è questa distinzione. E poi dice: di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme appunto alla Chiesa che ha già raggiunto la meta, che è già appunto presso il Padre, quindi Maria, Giuseppe, i Santi, eccetera, eccetera. E allora, a questo rendimento di grazie, com'è che risponde il popolo di Dio? Allora, al prefazio rispondeva dicendo santo, santo, santo. E quindi c'è com'è che risponde dicendo un amen. Tanto è vero che il sacerdote dice per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E con quell'amen il popolo ratifica tutto quello che è stato fatto. Dice sì, sono d'accordo di rendere grazie, di offrirmi e di fare comunione per diventare una... Ecco, questo vuol dire. Quindi vabbè, questo è l'amen più importante di tutta la celebrazione. E avete notato che siamo di fronte effettivamente a un continuo movimento discendente e ascendente. Il movimento discendente è quello di Dio che ci parla attraverso Gesù Cristo nello Spirito. Perché se non c'è lo Spirito, quella parola è morta. Va bene? Ma ecco che nella liturgia della parola noi rispondiamo a quella parola, ad esempio con il salmo responsoriale, ad esempio con l'alleluia, ad esempio con il credo, ad esempio con le preghiere dei fedeli, questa è la nostra risposta. Quindi al movimento discendente della parola corrisponde un movimento ascendente di noi che parliamo a Dio, un dialogo d'amore tra il Dio che si fa accanto a noi e noi che abbiamo la grazia di poterci avvicinare a Lui. La stessa cosa avviene qui, nella preghiera eucaristica. Ecco che la prima cosa che noi facciamo è ricordare quello che Dio ha fatto e ha dato a noi, in ultima analisi, attraverso Gesù Cristo nello Spirito Santo. E il nostro rendere grazie e offrirci a Dio, avviene, lo facciamo esattamente dalla terra, per Cristo, con Cristo in Cristo, a te Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo. Quindi anche qui abbiamo a che fare con un movimento discendente e un movimento ascendente. Attenti bene, è lo scambio dei doni. I due innamorati si scambiano i doni. Prima si parlano, dialogano, poi si scambiano i doni. Oh, Dio ci ha offerto il suo figlio che ha dato tutto se stesso per noi e noi gli restituiamo il suo figlio insieme con noi. Ma va al Padre per Cristo, con Cristo e in Cristo. Quindi facendo una cosa solo con Cristo. E attendiamo a quel nell'unità dello Spirito Santo. Non richiama tanto il Padre che è unito allo Spirito Santo, ma è quella unità che è creata dallo Spirito Santo tra di noi.
E cioè noi come corpo di Cristo, che siamo diventati il corpo di Cristo per virtù dello Spirito Santo, come corpo unito, ecco che attraverso Cristo eleviamo al Padre la nostra preghiera, unito dallo Spirito. Quindi è una cosa meravigliosa. Ma chiedo scusa, i due innamorati, in questo caso scanso di equivoci, è Dio e la comunità cristiana. È lo sposo che è Cristo, Dio Cristo, e la sposa che è la Chiesa. Allora, come tutti gli innamorati, prima dialogano con un dialogo d'amore reciproco. Viene movimento discendente, movimento ascendente. Poi si scambiano i doni d'amore. Anche qui, movimento discendente, movimento ascendente. Ma alla fin fine che cosa succede? Succede l'unione. L'unione profonda, perché l'amore tende all'unione. Ecco la comunione. Vedete che è tutto un movimento d'amore. Così, questa è l'Eucaristia. E adesso velocissimamente, proprio il rito di comunione. Vedete che i riti di comunione cominciano con la preghiera del Padre nostro. Voi direte, ma perché si parte dal Padre nostro? E adesso non ho tempo di stare qui a interrogarvi. Fondamentalmente è perché lì c'è riferimento al dacci oggi il nostro pane quotidiano. E sempre i padri della Chiesa hanno interpretato il dacci oggi il nostro pane quotidiano, non soltanto come il pane materiale, ma il pane quotidiano dell'Eucaristia. E quindi alla fine noi cominciamo pregando il Padre che ci dia l'Eucaristia, ci dia Gesù, il pane che è Gesù, pane quotidiano che ci fa vivere. E d'altra parte ci rendiamo conto che fare comunione con il Signore, con il nostro Dio, fare un'unione perfetta, completa tra lo sposo e la sposa, noi non siamo all'altezza. E noi sentiamo il bisogno di domandare il perdono dei nostri peccati ancora una volta, e nello stesso tempo ci ricordiamo anche che appunto non possiamo pensare di fare unione con Gesù se non siamo uniti tra di noi. Allora ecco perché c'è lo scambio del segno della pace, che ricorda quello che diceva Gesù: se tu stai per fare la tua offerta e lì ti ricorda che c'è qualcuno che ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta, vai prima a riconciliarti. E questo è il significato: prima della comunione facciamo la pace, ci diamo la pace, va bene? Poi c'è la frazione del pane, che devo dirvi onestamente adesso è un gesto poco significativo, perché c'è semplicemente il sacerdote che rompe l'ostia e mette un pezzettino del pane consacrato, quindi del Cristo, il corpo di Cristo nel calice, dove appunto per dire che sono una cosa sola, non è che siamo di fronte a due Cristi, è l'unico pane e vino consacrati. Però uno dice, ma perché? E attenti bene che invece era molto significativo quando l'Eucaristia veniva celebrata in piccoli gruppi ovviamente, e c'era un pane vero e proprio, pane grosso, e allora veniva spezzato il pane nelle varie non briciole, pezzetti, perché tutti potessero avere una parte. Allora era molto significativo, perché la frazione del pane ti diceva è che noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo, perché partecipiamo dell'unico pane. È l'unico pane che è stato spezzato, è l'unico pane il Cristo. Dal momento che noi partecipiamo all'unico pane, pur essendo molti, dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, siamo un corpo solo, appunto siamo Chiesa. Quindi era molto più significativo. Adesso è un po'. E d'altra parte anche il fatto delle particole, ovviamente è molto comodo, anche perché altrimenti si ha il rischio di spricciolare un po' dappertutto e non è certamente bello e rispettoso.
Ora non è che dica molto la particola, anzi è già pronto, non c'è neanche da spezzare, va bene? E però io non saprei come si possa fare. Se volete, e questo lo proporrei, non abbiamo ancora parlato dai noi sacerdoti, ma potrebbe essere almeno una cosa buona il fatto che distribuiamo l'Eucaristia possibilmente consacrata lì durante quella celebrazione, anziché andarla a prendere il frigorifero. No, perché l'abbiamo messa nel frigorifero, poi andiamo a prenderla. Di per sé, ovviamente, partecipiamo al pane che abbiamo consacrato attraverso la preghiera e la benedizione. Dopo capisco che è difficile sapere se non è sufficiente, se poi si andrà a prendere. Però, secondo me, che in tutte le celebrazioni eucaristiche ci sia un po' di pane eucaristico da consacrare, secondo me, è molto più significativo. Devo dire questo, che a Porzano avviene. E il nostro bravo Piero, allora, tutte le volte prepara sempre le particole per la volta. Anzi, lui le conta e non sbaglia mai. Non so come faccia. Sì, perché. Aspetta che finiamo, poi vi lascio. Ecco, abbiamo poi la comunione. C'è un momento di silenzio. Quando il sacerdote recita con la preghiera sottovoce, volutamente si lascia un momento di silenzio, perché ognuno si renda conto di quello che sta per avvenire. Quindi un momento di silenzio, di raccoglimento. E poi c'è l'invito alla comunione, ecco l'agnello di Dio. Il discernimento, cioè uno fa un piccolo esame di coscienza e dice: Signore, io non sono degno. E poi uno si accosta. E quando ci accostiamo, il sacerdote, nel darci l'ostia consacrata, cosa ci dice? Corpo di Cristo. Allora, secondo voi, che cosa vuol dire quell'espressione? Il corpo di Cristo. Perché il sacerdote ci dice il corpo di Cristo? Ci ricorda ancora che è Gesù. Che è il corpo di Cristo. Siete tutti d'accordo? E attenti bene che Sant'Agostino dice un'altra cosa. O meglio, lui dice: stai attento prima di rispondere Amen. Perché non ti sta dicendo semplicemente questo è il corpo di Cristo, il corpo eucaristico, ma ti sta chiedendo, è una domanda, vuoi diventare il corpo di Cristo? Sei disposto a diventare il corpo di Cristo? Perché se lo scopo della comunione con Cristo è diventare noi, il suo corpo, lui dice il corpo di Cristo, che vuol dire non solo questo è il corpo di Cristo, ma accetti tu di diventare il corpo di Cristo? Se dici Amen, vuol dire che accetti, ma però poi bisogna diventarlo. Quindi vuol dire che cominci a fare pace con tutti quelli che sono lì, se hai qualcosa, eccetera, lasci cadere tutto. Siamo in crisi, va bene, però è questo. Ecco, va bene, fermiamoci lì, poi c'è la preghiera dopo la comunione, e che cerca di collegare la comunione con Cristo con la vita che ci aspetta, e così poi la benedizione, il congedo. Concludo leggendovi un commento bellissimo che ho trovato di Canto alla Messa, a proposito proprio della Eucaristia, così come dovrebbe essere vissuta. Sapete, Canto alla Messa è un frate predicatore molto bravo, preparato, predica bene, ma anche preparato teologicamente e biblicamente, è bravo. Lui dice: vorrei riassumere con l'aiuto di un esempio umano cosa avviene nella celebrazione eucaristica. Pensiamo a una numerosa famiglia in cui c'è un figlio, il primogenito, che ammira e ama oltre misura il proprio padre. Per il suo compleanno vuole fargli un regalo prezioso. Prima però di presentarglielo chiede in segreto a tutti i suoi fratelli e sorelle di apporre la loro firma sul dono. Questo arriva dunque nelle mani del padre come simbolo d'amore di tutti i suoi figli, indistintamente, anche se in realtà uno solo ha pagato il prezzo di esso. È ciò che avviene nel sacrificio eucaristico. Gesù ammira e ama
confinatamente il Padre Celeste. A lui vuol fare ogni giorno, fino alla fine del mondo, il dono più prezioso che si possa pensare, quello della sua stessa vita. Nella messa, egli invita tutti i suoi fratelli, che siamo noi, invita tutti i suoi fratelli ad apporre la loro firma sul dono, di modo che esso giunge a Dio Padre come il dono indistinto di tutti i suoi figli, anche se uno solo ha pagato il prezzo di tale dono. E che prezzo? La nostra firma, tenti bene, la nostra firma sono le poche gocce d'acqua che vengono mescolate al vino nel calice. La nostra firma, spiega Agostino, è soprattutto l'amen che i fedeli pronunciano al momento della comunione. E qui cita Agostino: a ciò che siete rispondete amen, e rispondendo lo sottoscrivete, cioè voi dite che siete il corpo di Cristo. Ti si dice infatti: il corpo di Cristo, ti rispondi amen, sii membro del corpo di Cristo, perché sia veritiero il tuo amen. Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete. Finita la citazione. Sappiamo che chi ha firmato un impegno ha poi il dovere di onorare la propria firma. Questo vuol dire che, uscendo dalla messa, dobbiamo fare anche noi della nostra vita un dono d'amore al Padre per i fratelli. Fare della nostra vita un dono d'amore al Padre per i fratelli. Dobbiamo dire anche noi mentalmente ai fratelli: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Prendete il mio tempo, le mie capacità, la mia attenzione. Prendete anche il mio sangue, cioè le mie sofferenze, tutto ciò che mi umilia, mi mortifica, limita le mie forze, la mia stessa morte fisica. Voglio che tutta la mia vita sia come quello di Cristo, pane spezzato e vino versato per gli altri. Voglio fare di tutta la mia vita una Eucaristia. Questo è incluso in quel andate. Andate e diventate Eucaristia vivente. Ecco, scusate, abbiamo finito. Nell'ultima cena Gesù ha detto, ha dato la comunione agli apostoli e fa: fate questo in memoria di me. Ci ha dato un invito, un comando. È la vera e propria istituzione. Cioè l'istituzione sta proprio nel dire: fate questo. E noi, per fare quello in memoria di lui, addirittura ripetiamo le sue stesse parole. Hai capito? Questa è l'istituzione vera e propria. Volevo così condividere un pensiero che mi era venuto per questo movimento d'amore dello Spirito Santo che citava prima, che nasce da colei che ha ricevuto per prima lo Spirito Santo, che è l'unica che merita, noi non possiamo, che è Maria, la quale lo Spirito Santo aveva fatto portare, nascere addirittura a Betlemme, che è la città del pane, e dove gliel'ha fatto deporre? Nella mangiatoia, affinché diventasse cibo proprio per noi, nasce da lì. È una considerazione mia che così. È talmente vero quello che dice lui, che se voi provate a leggere il racconto dell'Annunciazione, allora l'angelo appare e dice: ti saluto piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta, eccetera. Va bene, no? Ma attenti bene che non sta facendo nient'altro che citare tutte frasi dell'Antico Testamento, e cioè gli sta trasmettendo la parola di Dio a Maria, e Maria rimane, dice: ma perché mi stai dicendo questo? Infatti dice, no, rimase stupita. E allora a questo punto, dopo che Maria dice: ma perché dice che diventerà la madre, dice: ma come posso? Com'è possibile? Ma attenti bene, non è un dubitare, ma è un chiedere che cosa lei deve fare, cioè come mi devo comportare. E cosa dice l'angelo? Lo Spirito Santo scenderà su di te. Avete notato anche qui? La parola e lo Spirito.
la parola che dice quello che sta accadendo e lo spirito che rende viva e attuale quella parola. È sempre così, parola e spirito. C'è ancora qualche domanda? Che questa dinamica dell'unione è presente un po' in tutta la celebrazione eucaristica, no? Poi insomma ha dei momenti di culmine, però è presente in molti passaggi, proprio nella parte della liturgia eucaristica. A me sembra molto significativo quello che qua è chiamato preparazione di doni, che noi chiamiamo offertorio, proprio perché qui, cioè, noi presentiamo il pane non tanto perché è una cosa, è un pane, ma perché è espressione della terra, della creazione, ed è espressione della nostra vita. Quando diciamo del lavoro dell'uomo, siamo noi, cioè, e quindi è come se poi tutto quel che si svolge dopo non potrebbe realizzarsi se non ci fosse questa condizione anche di nostra presenza. Quindi, cioè, a me sembra all'interno della celebrazione eucaristica davvero, anche le parole sono belle, e a volte noi le soffochiamo, sempre le soffochiamo con il canto, non le sentiamo più. Mi sembra strano. Quella che chiamiamo... quello che noi chiamiamo offertorio. Sì, guardate che... allora, perché ci sia il sacramento, tutti i sacramenti, in modo particolare, per il sacramento deve esserci un elemento umano terreno, perché ci deve essere il segno, e il segno è qualcosa di umano terreno, tutti i sacramenti. Ora, nell'Eucaristia, appunto, il sacramento è possibile perché c'è un segno terreno che è costituito da questo pane e vino, che, come dicevi tu, è espressione contemporaneamente della creazione della terra e anche della fatica, del lavoro e quindi della vita dell'uomo. Ecco, questo diventa il segno sacramentale dell'Eucaristia, quindi è una cosa meravigliosa. Cristo lo assume e lo trasforma esattamente nel corpo donato e sangue versato. Quindi è cosa... Sì, no. Però ripeto, l'offertorio vero e proprio avviene dopo, ecco. No, queste preghiere, no, di questo momento devono essere dette a bassa, cioè ho letto nel Missale Romano che possono essere lette a bassa voce o ad alta voce, cioè, ma a bassa voce perché se noi dobbiamo sentirci come dire, coinvolti in questo, e perché cantiamo in quel momento lì? Allora, di per sé il canto dovrebbe essere però espressione dell'offrirci già, o meglio del metterci a disposizione per offrirci a Dio, e d'altra parte anche il fatto che si possa anche recitare sottovoce, perché si presume che ormai il popolo di Dio sappia, no, quelle frasi, perché dopo tanto, e allora l'invito è in silenzio a che uno raccolga se stesso per offrirsi. Quindi va bene sia l'uno che l'altro, si potrebbe alternare. Certo, o tendi bene che è giusto qualche volta lasciar perdere il canto e risentire una volta ogni tanto. E certo. Ecco, così abbiamo terminato il nostro percorso di introduzione alla liturgia. Grazie a tutti. E l'appuntamento è per la lettura spirituale della Sacra Scrittura in Avvento. Va bene, grazie a voi.